So I think the euro will be around. I think Io I'm pretty penso sure che about this. l'euro resterà, And I think a ne finance sono crisis would abbastanza actually sicuro, listen, let's suppose the euro would go away. E non credo che l'euro, se l'euro se ne andasse, se l'euro sparisse, staremmo tutti meglio. Pensiamo che cosa succederebbe se ci fosse una crisi senza euro, ci sarebbero enormi spostamenti di capitali, aziende che fallirebbero perché hanno dei debiti in euro, e questa è la situazione che vediamo soprattutto in paesi come l'Ungheria, per esempio, e quindi immaginare che tutto andrà bene, che il quadro sarà roseo se si uscirà dall'euro, se un paese uscirà dall'euro, se l'euro cadrà, ci sarebbero, rimarrebbero molti problemi strutturali che non potrebbero essere, che non si potrebbero riparare. Quindi bisogna, semmai, per i vari paesi c'è bisogno di rimediare i problemi strutturali, di correggere i problemi strutturali. Io non vedo come l'Europa possa star meglio fuori dall'euro o fuori dall'Europa. Anzi, secondo me questo sarebbe una cosa assolutamente sbagliata, sia per l'Europa sia per l'Italia. Le faccio un'ultima domanda, perché poi dobbiamo andare in pubblicità. Se lei crede che l'euro abbia funzionato fin qua, e ci sono tanti critici anche sul bilancio finale, di questa prima, questa fase. Sì, ci sono dei singhiozzi, dei problemi, ci sono stati soprattutto nella fase iniziale dell'euro, ma se guardiamo al quadro più generale, per esempio quando è stato introdotto il dollaro negli Stati Uniti, ci sono voluti decenni perché le cose cominciassero a funzionare in modo fluido e il quadro generale va visto a lungo termine. Cioè, quando ci sarà in questo progetto unito di pace, ci sarà una crescita comune dell'Europa, perché se l'Europa cadrà a pezzi ci saranno animosità poi su chi è il responsabile, chi deve pagare il debito, in quale valuta, e quindi ecco, non sappiamo dove ci porterebbe una caduta dell'euro, e quindi secondo me è una cosa irresponsabile prendere la strada dell'uscita dall'euro, della previsione della caduta dell'euro, del crollo dell'euro. E un'ultimissima domanda, sarà tedesco il prossimo presidente della BCE? Tra che risate? Non lo so. Spero che sia la persona più qualificata per quel lavoro.